Questa non è esattamente una di quelle storie a lieto fine, ma essere onesti non è nemmeno mai stata una di quelle raccontate per intero, perché a poterla narrare in fin dei conti sono stati sempre loro. A definire chi siamo, sono sempre stati loro, soltanto loro. Per loro noi siamo i barbari. Ci chiamano barbari perché noi non parliamo la lingua delle loro città di marmo, perché la nostra alle loro orecchie suona come un balbettio. Ci chiamano barbari perché noi non cresciamo i nostri giovani tra ginnasi e simposi, perché maturiamo come fiere selvagge tra fitte foreste, levigando i nostri corpi tra le intemperie. Ci chiamano barbari perché le loro divinità e le loro leggi non sono le nostre, perché per loro siamo una massa folle, rozza e indistinta, lontana da quei principi di misurato equilibrio e armonia che tanto gli sono cari. Ci chiamano barbari perché noi non siamo loro, ma sono stati loro a crearmi. Io sono un simbolo. Il simbolo della vittoria di un sovrano di un piccolo regno dell'Asia Minore che, infastidito dalle nostre frequenti scorrerie, si è sbarazzato del problema. Mi trovo qui dunque, cristallizzato in un tempo sospeso, riverso a terra, ferito a morte, pronto ad accettare l'inevitabile destino. Il bianco candido del marmo, dai colori ormai dissolto, ricorda il tono della mia carnagione. Un bianco latteo, per il quale tra i barbari mi chiamano Galata, scintillio prima dell'oscurità. Loro dicono che è così che muoiono gli eroi. La chiamano la bella morte. Non so se sto morendo da eroe. Quel che so è che sto morendo libero. Libero di non essere loro.